Bentornati a Lampi di Tesla, puntata del sabato sera non prevista, quindi buona domenica. Perché faccio questa puntata? Perché è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando, almeno io l'aspettavo, non so voi. Vi ricordate quando 10 giorni fa è arrivata la conferma da parte del governo tedesco dell'autorizzazione alla produzione condizionata per la Giga Berlin? Condizionata perché Tesla doveva ancora soddisfare circa 400 controlli di sicurezza standard che comunque erano previsti dalla legge per iniziare effettivamente la produzione. Bene, oggi Tesla ha completato i controlli e la Giga Berlin è autorizzata al 100% a iniziare la produzione e la vendita delle auto. Quindi, come sappiamo, Model Y, performance, si parte. Facciamo una piccola analisi con qualche numero per capire a che punto siamo e che cosa dobbiamo aspettarci. Tesla ha già detto che può partire, anzi già una settimana fa era oltre 500-700 auto a settimana e che entro aprile sarebbe arrivata ad almeno 1000 auto a settimana, quindi 4000 al mese. Se noi andiamo a vedere i dati di Shanghai, cioè come la produzione di Shanghai è cresciuta sia per Model 3 che per Model Y, possiamo capire più o meno a cosa può puntare Tesla da qui alla fine dell'anno. Se vedete i numeri di Shanghai, capite che sia per 3 che per Y la crescita è stata esponenziale, quindi da 2000-3000 siamo arrivati a 20.000 al mese in meno di un anno. Io credo che Berlino avrà una crescita ancora maggiore perché la costruzione, la produzione di Model Y è sempre più efficiente e Tesla, man mano che costruisce nuove fabbriche, utilizza le lezioni apprese dalle fabbriche precedenti e migliora sempre l'efficienza. Quindi, in soldoni, cosa ci aspettiamo? Da qui a fine marzo abbiamo ancora una decina di giorni di produzione, quindi potremmo aspettarci nel Q1 2022 circa 1500 auto prodotte e consegnate, molto probabilmente, perché dal 22 si parte con le consegne, quindi circa 1500 prodotte. Aprile potremmo puntare a un 4000, come abbiamo visto prima, quindi saltando un po' quello che è stato l'inizio, quello un po' più lento, il ramp up di Shanghai, per poi crescere esponenzialmente fino a fine anno. Se prendiamo, io ho sommato i dati di Shanghai e nei primi 9 mesi di produzione Shanghai ha prodotto 87.000 Model 3, mentre da quando ha cominciato la produzione di Model Y in 8 mesi, quindi uno in meno, ne ha prodotte 86.000, quindi tecnicamente molte di più di Model 3, perché ha avuto un mese in meno. Se considerate che il mese più produttivo è stato di 20.000, significa che ne aggiungete 20.000, andiamo oltre le 100.000 unità prodotte. Quindi cosa aspettarsi? Secondo me, anche vedendo un po' in giro i dati che ho trovato, secondo me quest'anno la Giga Berlin può tranquillamente puntare a superare le 100.000 unità, il che non è niente male, perché abbiamo ancora appunto questa fine Q1 più 3 trimestri interi, e a questo punto io personalmente, se fossi Tesla, andrei dritto per questo obiettivo fino a fine anno e solo magari l'ultima settimana dell'anno con la pausa natalizia andrei a aggiornare le linee di produzione per le 4680. Non lo farei prima. Quindi secondo me dovremmo aspettarci le Model Y con pacco strutturale 4680 intorno a metà fine Q1 2023, non prima, non la vedo prima. Comunque, detto questo, probabilmente Giga Texas sarà speculare a Berlino, probabilmente riuscirà a produrre anche qualcosa di più, quindi secondo me produzione 2022 tra tutte le fabbriche, Fremont e Shanghai in espansione, nuove aperture, Berlino e Texas, secondo me, andandoci cauti, siamo al 1.600.000 auto, ma potrebbe essere anche di più. Staremo a vedere un po' coi dati.
Bene, ottime notizie per oggi, ancora buona domenica, vi ringrazio, vi saluto, ciao e alla prossima.